Ciao a tutti, oggi vedremo come realizzare questa spirale chenille, è molto molto semplice, lo schema è praticamente quello di base, l'unica cosa che cambia sono le perline che andremo a utilizzare, utilizzeremo delle gocce in due diverse misure e delle rocaglie 11-0. Io spero che tutto il tutorial sia chiaro, vi lascio la spiegazione e ci sentiamo al prossimo video, ciao ciao! Per realizzare la vostra spirale chenille avrete bisogno di aghi, la misura 10 è perfetta, filo da tessitura. Avrete bisogno di due colori diversi e due misure diverse di gocce e vi serviranno anche due diversi colori di rocaille 11-0. Inserite sull'ago una rocaille 11-0, portatela alla fine del filo e fate un nodo sulla perlina stessa. Inserite sull'ago un'altra rocaille 11-0 e portatela alla fine del filo. Inserite sul lago altre due rocaglie 11-0 e passate attraverso le due perline che si trovano già sul filo. Con il filo sto uscendo da questa rocaglia 11-0, ne inserisco altre due sul lago e passo attraverso le ultime due rocaglie che ho aggiunto sulla lavorazione. Poi, senza aggiungere nuove perline, passo attraverso le ultime due rocaglie che ho aggiunto sulla lavorazione. Ripetiamo nuovamente lo stesso passaggio, sto uscendo da questa rocaille, ne inserisco altre due sul lago e passo attraverso le ultime due rocaille sulla lavorazione. Poi, senza aggiungere nuove perline, passo attraverso le ultime due rocaglie sul lavoro. Ripetete i passaggi per altre due volte, fino ad avere sulla lavorazione 6 colonne, chiamiamole così, composte ciascuna da due perline rocaille. Con il filo sto uscendo da questa rocaglia qui. Dobbiamo chiudere il lavoro a cerchio, quindi passo attraverso le prime due perline della lavorazione, in questo modo. Poi passo attraverso le due rocaglie dalle quali stavo partendo. Con il filo sto uscendo da questa rocaglia, inserisco sul lago una goccia bianca e passo attraverso la successiva rocaglia andando verso il basso. Senza aggiungere nuove perline, passo attraverso la successiva rocaglia andando verso l'alto. Ripeto lo stesso passaggio inserendo sul lago un'altra goccia. Prima vado verso il basso e poi vado verso l'alto. Poi inserite sul lago una rocaglia dorata 11-0 e passate attraverso la successiva rocaglia andando verso il basso. Poi passate attraverso la successiva perlina andando verso l'alto e siccome stiamo alla fine del giro, passate anche attraverso la goccia successiva. Iniziamo questo nuovo giro, due rocaglie 11-0 sul lago e passate attraverso la successiva goccia. Ripetete nuovamente lo stesso passaggio e passate attraverso la rocaglia dorata. Ripetete il passaggio per una terza ultima volta, due rocaglie 11-0 sul lago e poi, siccome siamo alla fine del giro, passiamo attraverso la goccia ma anche la successiva rocaglia 11-0. Nuovo giro, inserite sul lago una goccia bianca e passate attraverso le successive due rocaglie 11-0. Ripetete lo stesso passaggio inserendo sul lago un'altra goccia. E di nuovo, inserite sul lago una rocaglia dorata 11-0, poi passate attraverso le successive due rocaglie e la goccia, perché siamo alla fine del giro. Voglio mostrarvi nuovamente gli stessi passaggi, per questo nuovo giro due rocaglie rosa sul lago e passate attraverso la successiva goccia. Ripetete lo stesso identico passaggio per una seconda volta. Di nuovo altre due rocaglie rosa sul lago e poi siccome siamo alla fine del giro passate attraverso la goccia e la successiva rocaglia. Giro successivo, inserite sul lago una goccia e passate attraverso le successive due rocaglie. Nuovamente inserite una goccia sul lago e passate attraverso le successive due rocaglie. Ultimo passaggio del giro, rocaglia dorata sul lago, passate attraverso le successive due rocaglie e passate anche attraverso la goccia perché siccome siamo alla fine del giro in questo modo poi saremo pronti per iniziarne uno nuovo. A questo punto ripetete i due giri che abbiamo visto fino adesso fino a raggiungere la lunghezza di cui avete bisogno per la vostra creazione. E potete poi utilizzare la vostra chenille come desiderate, un bracciale o una collana. Se non sapete come montare la creazione per farla diventare un bracciale o una collana, vi lascio un mio tutorial nel box informazioni che si trova sotto al video.
Come dico sempre, ricordatevi, prima di tagliare il filo in eccesso, una volta finito la lavorazione, ripassate attraverso le perline diverse volte fino a che non sentite che il filo si è ben fissato sulla lavorazione. Io spero che il tutorial vi sia di ispirazione, che vi siate divertiti nel realizzare la vostra spirale chenille e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ciao!